Faccio da... Ecco, si diffonde il totem della pace. Siamo qui a Roma per il convegno su Gaeta e la sua centralità nel Mediterraneo ed il totem della pace continua la sua corsa. 211 città che lo realizzeranno, da Istanbul sul grande ponte del Bosforo a Rabat davanti alla Biblioteca Nazionale, per finire al Cairo alle piramidi, e l'adesione della città di Latina, una città simbolo dell'architettura moderna italiana, ma anche una città posta nel cuore del Mediterraneo, ci conforta e speriamo che possa essere una delle prime città a realizzarlo. L'assessore ci dirà qualche cosa su Latina e su questa opportunità. Devo dire che questa sfida che oggi raccogliamo come città capoluogo della provincia di Latina è ovviamente una sfida che ci stimola e che ci trova pronti per il suo senso, il significato etico e di valore assoluto che è quello della pace, e anche per dare un'impronta nuova, moderna a una città che già lo è, questa città nuova del Novecento, che si arricchisce con questo monumento della pace di un valore, un simbolo per tutta la nostra comunità, giovane comunità proiettata verso il futuro. Il Totem della Pace diventerà anche il simbolo dello Yacht Med Festival, un evento di grandissima importanza che rilancerà Gaeta nel Mediterraneo e che grazie al Presidente della Camera di Commercio di Latina, Vincenzo Zottola, vedrà la sua seconda edizione quest'anno ad aprile con la piena complicità e la piena assistenza e coorganizzazione della Fondazione. Presidente. Beh, credo che oggi abbiamo raggiunto i primi risultati concreti, realmente concreti. Questo accordo con la Fondazione Mediterraneo e col Comune di Latina, che ci vede insieme nel proclamare Latina capitale, se vogliamo, delle città del Novecento, e con la Fondazione del Mediterraneo, che è partita già 3 anni fa, dello Yacht Med Festival trova un'unione essenziale. Oggi la presentazione di questo convegno, che vede Gaeta al centro della sua centralità nel Mediterraneo, ma soprattutto oltre che Gaeta, la sua provincia, e quindi il legame Gaeta Latina, e mettere insieme tutto al sistema, quelle che sono le amministrazioni locali, quella che è la Camera di Commercio, le rappresentanze delle imprese, la presenza del Ministro Brambilla, dello Stato, e dell'Onorevole Conte, Presidente della Commissione Finanze, del Sindaco della Regione Lazio, vede insieme una squadra che è pronta per il rilancio della città di Gaeta, ma soprattutto dell'intera provincia di Latina. Lo Yacht Med Festival è un rilancio culturale, economico, ma soprattutto vuole dire la sua, anche in quella che è la sua presenza nel Mediterraneo, legata a quello che è questo accordo con la città di Latina e questo messaggio di pace. Come simbolo della pace ringraziamo il Presidente Capasso, che ci dà questa opportunità di primeggiare in quello che è questo ambizioso progetto. Grazie.